forse sul trauma dell'abbandono dovremmo intenderci. Vivere l'abbandono non significa essere lasciati. Anche perché i bambini che noi adottiamo, di cui ci occupiamo, che sono stati adottati, che sono stati lasciati in un ospedale, nella famosa ruota o per strada, come è successo poche settimane fa a Milano, o in altre situazioni che ci ricordano, che ci rimandano all'adozione immediatamente dopo la nascita, sono in realtà nella nostra statistica assolutamente residuali. La maggior parte dei nostri bambini vengono abbandonati nel pensiero che l'abbandono sia l'impossibilità che i loro genitori hanno di essere dei genitori adeguati. Questo è l'abbandono di cui noi ci occupiamo nei nostri studi o nei nostri enti. Le madri c'erano e come, le famiglie c'erano e come, c'erano e ci sono nei loro ricordi, anche quando nei loro ricordi c'è il tentativo più forte che un bambino può fare per allontanarsi dal dolore che ahimè non gli serve granché, anzi non lo porta in nessuna buona strada, che è quello dell'oblio o del tentativo dell'oblio, no? E i teorici dell'attaccamento e forse ci dicono che i bambini scelgono molte strade per gestire il tema dell'abbandono. Sembrano tante, in realtà poi studiandoli con più attenzione non sono poi così tante. Scelgono fondamentalmente due modalità. Una rimanda a quella che viene definita una gestione ansiosa e tormentata. Cioè tutte quelle configurazioni di personalità che ci rimandano a temi legati alla bassa autostima, alla paura della perdita, all'ambivalenza legata alla perdita, alla rabbia, alla paura, al senso di incertezza. Che se volete ricordano molto le reazioni che i bambini ansiosi e ambivalenti avevano rispetto alle situazioni complesse, no? Che per noi che ci occupiamo anche di famiglie, o per me che mi occupo di famiglie, rimandano a tutte quelle situazioni in cui il bambino attiva comportamenti o modalità sintomatiche che sono la rappresentazione di qualcosa che in quel nucleo familiare ha preso la strada della disfunzione piuttosto che la strada virtuosa della cura. Le altre situazioni che sembrano caratterizzare, quindi le risposte adattive che i bambini adottivi sembrano dare, rimandano un po' a una gestione che riguarda più l'evitamento. E sono quei bambini che hanno modalità, che hanno risposto al trauma dell'abbandono con modalità che sono spesso di forte evitamento, di minimizzazione e di forte inibizione del pensiero. Vi dico dei bambini e vi potrei dire che in realtà queste modalità spesso si sposano con modalità familiari, sia perché i genitori adottivi, e magari ne riparliamo fra un attimo, hanno la percezione che, il tema dell'abbandono debba essere preservato. Forse con la fantasia che aprire una ferita aperta sia un elemento di maggiore aggravio per il loro figlio. Quindi quasi sempre con una finalità che nella loro rappresentazione va verso il benessere, anche se noi sappiamo non essere così. E in altre situazioni perché la gestione ansiosa e tormentata o evitante diventa stabile nel tempo perché è una gestione familiare. Perché spesso il bambino incontra delle modalità affettive, relazionali, che riguardano la coppia genitoriale e la coppia di partner, che gli assomigliano o che lui si fa assomigliare. E quindi tante volte noi incontriamo delle persone che ci segnalano strategie comportamentali, affettive ed emotive che li preoccupano, ma che in realtà tante volte devono essere solo rassicurati rispetto al fatto che queste strategie giustamente possono sembrare disfunzionali, ma che per il bambino sono enormemente funzionali e che abbandoneranno queste modalità di relazione con sé e l'altro solo quando saranno certi che le nuove modalità intanto sono stabili e che poi sono funzionali per il loro sviluppo, che non siano delle scelte kamikaze, che non siano quel salto nel vuoto che tanto hanno evitato di vivere proprio adattandosi all'esperienza dolorosa che hanno vissuto.